Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo Spirito. Fratelli e sorelle, celebriamo i divini misteri con il cuore colmo di gioia in questo giorno dedicato alla Vergine Madre del Buon Consiglio, ricorrendo quest'anno il 99° anniversario del ritrovamento di questa piccola, meravigliosa e miracolosa icona. E con questa celebrazione vogliamo già proiettarci per l'anno centenario, se Dio vuole, nel prossimo anno. Ma il tempo è tutto contenuto nel mistero pasquale. E quindi celebrando l'Eucarestia noi affidiamo tutto il tempo, quello trascorso, quello che verrà, a Cristo risorto, e affidiamo il nostro tempo, la nostra vita, il nostro oggi, le nostre persone al risorto. E in questo affidamento poniamo anche il nostro atto di pentimento per i peccati commessi. Confesso a Dio Onnipotente che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, a voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria in excelsis Deo. Thank you.
Preghiamo. Signore, tu sai quanto timidi e incerti sono i pensieri dei mortali. Per intercessione di Maria, Madre del Buon Consiglio, nel cui grembo virginale il Verbo si è fatto uomo, concedi a noi il tuo Spirito, perché ci faccia conoscere ciò che piace a te e ci guidi nei travagli della vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si spartisce la preda. Poiché tu, come al tempo di Madian, hai spezzato il giogo che l'opprimeva, la sbarra sulle sue spalle e il bastone dell'aguzzino. Poiché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio, sulle sue spalle è il segno della sovranità ed è chiamato Consigliere Ammirabile, Dio Potente, Padre per sempre, Principe della pace, grande sarà il suo dominio e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul regno, che egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e sempre. Questo farà lo zelo del Signore. Parola di Dio. Beato chi medita giorno e notte sulla sapienza. Beato l'uomo che si applica alla sapienza e medita sulla sua giustizia e con l'intelletto scruta i segreti divini. Egli considera nel cuore le sue vie, ne penetra con la mente i segreti, la insegue come uno che segue una pista, si apposta sui suoi sentieri. Egli ne studia le opere attraverso le finestre e sta ad ascoltare alle sue porte. Egli riposa vicino alla sua casa, conficca un piolo alle pareti, pianta la propria tenda accanto ad essa e trova riposo per sempre in quel luogo benedetto. Metterà i propri figli sotto la sua protezione e sotto i suoi rami si rifugierà. Essa lo riparerà dal caldo e all'ombra della sua gloria avrà riposo. Dagli Atti degli Apostoli. Dopo che Gesù fu assunto in cielo, gli Apostoli ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme, quanto il cammino permesso in un sabato. Entrati in città, salirono al piano superiore dove abitavano. C'era Pietro, Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo di Alfeo e Simone lo Zelota e Giuda di Giacomo. Tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e con Maria, la madre di Gesù, e coi fratelli di lui. Al compiersi della Pentecoste si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano.
apparve le loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posavano su ciascuno di loro. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro il potere d'esprimersi. Parola di Dio. A me appartiene il consiglio e la saggezza, mia è la prudenza, mia è la fortezza. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». E Gesù rispose: «Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora». La madre dice ai servi: «Fate quello che vi dirà». Vi erano là 6 giare di pietra per la purificazione dei giudei, contenenti ciascuna 2 o 3 barili. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le giare». E le riempirono fino all'orlo. Poi disse loro di nuovo: «Ora attingete e portatene al maestro di tavola». Ed essi gliene portarono. E come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, il maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse, ma lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti servono da principio il vino buono, e quando sono un po' brilli, quello meno buono. Tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono». Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Parola del Signore. Perché la provvidenza ha voluto che 99 anni fa, in questo luogo,
fosse ritrovata questa piccola, meravigliosa e miracolosa icona. E una risposta a questa domanda ci aiuta anche a capire perché noi siamo qui questa sera. Egli ha voluto questo ritrovamento perché questo luogo potesse diventare una tenda accanto alle nostre case, accanto ai luoghi dove noi abitiamo e lavoriamo, per trovare in questa tenda la sapienza di Dio, la consolazione dello Spirito e la forza di Gesù risorto. Allora noi siamo qui questa sera per fare questa esperienza della sapienza di Dio, della consolazione dello Spirito Santo e della forza di Gesù risorto. E Dio sceglie sempre vie piccole, vie umili, persone piccole, persone umili, per far sentire la sua presenza, per piantare la sua tenda. Una tenda accanto alle case. Già questo indica la piccolezza di Dio. Che cosa è più sicura, una casa o una tenda? Una casa. Ma Dio vede la sua dimora sempre come una tenda, perché vuole che la sicurezza della sua vera presenza sia la garanzia anche per noi, anche per le nostre case. Certo, questo oggi è un tempio, non è una tenda, ma in quanto tempio di Dio conserva la piccolezza, la fragilità, l'umiltà della tenda. E la conserva nella misura in cui si viene qui per trovare la sapienza, per trovare la consolazione, per trovare la forza. Ma se si viene qui per altri motivi, certo, questo luogo acquista una grandezza che non appartiene più a Dio. E quello che diciamo per i luoghi vale ancora di più per le persone. Le persone sono state scelte da Dio per la loro piccolezza, per la loro fragilità, per la loro insignificanza, perché in quella dimensione di minorità potesse essere chiara la sua sapienza, potesse essere chiara la sua consolazione ed evidente la sua forza. Ma quando le persone dimenticano chi e che cosa rappresentano, allora sono solo se stessi. Dio si fa un attimo da parte. Dio si mette accanto. Dio attende che si ritorni a riprendere la propria piccolezza. E questo capita un po' a tutti noi, chiamati dal Signore in vario modo, come battezzati, come cristiani, come consacrati, come uomini di Dio, come uomini dello Spirito per carismi speciali. In tanti modi il Signore vorrebbe fare di noi una piccola tenda per far sentire la sua presenza e vedere la sua opera. E noi partiamo come piccola tenda, ma poi ci vogliamo impostare come santuari e templi che sanno più di paganità che di cristianesimo. È sempre un grave rischio che tutti corriamo. Ora Maria, che è stata chiamata per essere la tenda per eccellenza, perché
ha ospitato dentro il suo corpo il Figlio Eterno di Dio. Maria che è stata chiamata per essere la tenda in cui è entrato il Figlio di Dio, non si è mai impostata come tempio, come santuario della grandezza umana. È rimasta la tenda, è rimasta l'arca, è rimasta la custode di quella parola che è seme, che viene a morire per risorgere. Allora, questa sera vogliamo contemplare la piccolezza di Maria nella piccolezza dell'icona. È un'associazione che dobbiamo fare in questo luogo dove la provvidenza ha voluto che si trovasse questa piccola icona. Ed è questo il motivo, perché non perdessimo mai la coscienza che Dio sceglie ciò che è piccolo e insignificante e rimane con chi rimane piccolo e insignificante. E questa seconda parte che ci deve ancora di più creare una coscienza e una responsabilità. Sono rimasto piccolo e insignificante come Dio mi ha scelto? Il Signore ha guardato l'umiltà della sua serva, canta Maria. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata, ma sarà chiamata beata se conserva quell'umiltà con cui Dio l'ha guardata. E Maria, in tutto il percorso nascosto del Vangelo, un percorso nascosto, e già questo dice che ha conservato la sua umiltà, in tutto il percorso nascosto del Vangelo è rimasta umile, è rimasta piccola, è rimasta fragile, ma è rimasta ferma nella fede. Dall'essere colmata di Spirito Santo nell'Annunciazione ad essere ricolmata di Spirito Santo con gli Apostoli nel Cenacolo, è rimasta sempre lei, l'umile serva del Signore. E nella sua umiltà che sono transitate le meraviglie di Dio per l'umanità. Ecco perché aggiungevo come secondo aggettivo a questa piccola icona l'essere meravigliosa. È una meraviglia che ci riconduce all'idea della bellezza, ma di quella bellezza che viene da Dio e tocca il cuore delle persone. Non una bellezza artefatta dall'uomo che vuol colpire il cuore ma non può salvare il cuore. La bellezza che viene da Dio e si moltiplica in tante strade, la bellezza che viene da Dio, non c'è un'unica strada, ma la bellezza che viene da Dio è l'unica bellezza che nel colpire il cuore lo guarisce, nel colpire il cuore lo purifica, nel colpire il cuore lo salva. Altre bellezze potrebbero colpire e non guarire, o potrebbero colpire e contagiare, potrebbero colpire e far morire. Eppure si parte sempre da una bellezza. Ma non è la bellezza che viene da Dio o di cui Dio si vuol servire. Questa piccola icona meravigliosa ha la sua bellezza perché ha dal Signore quel raggio di luce per colpire il cuore, guarire il cuore, consolare la vita. Quindi se veniamo qui e contempliamo la piccola icona, questo vogliamo sentire, non altro. Vogliamo sentire quella presenza di Dio che ci guarisce, ci purifica e ci consola. E anche tanti che sono in contatto con noi in questo momento attraverso la radio e la televisione, quando ascoltano la messa dal Buon Consiglio, ecco, abbiano sempre
questa percezione di un raggio di bellezza che viene a colpire il cuore, a guarire il cuore, a consolare l'esistenza. E lo dico soprattutto a chi ci vede adesso per televisione ed è ammalato, è a sofferenza. Per loro questo piccolo segno della presenza di Maria sia grande consolazione, perché è Dio stesso che si è servito di Maria, piccola serva, e ora si pone davanti a noi attraverso questo piccolo segno. Piccolo segno della piccola serva. Ma c'è la meraviglia, tutta la meraviglia dell'azione di Dio. La meraviglia dell'azione di Dio che la parola ascoltata ci riporta a quello che ha operato in Maria. E attraverso Maria è arrivato nel mondo quel sole di giustizia che ha illuminato le tenebre dell'umanità. E quindi Maria si pone come l'annunciatrice silenziosa, umile, della gioia che sta per compiersi. Maria Aurora della salvezza significa questa capacità di annunciarla nell'umiltà. L'aurora è bianca e poi diventa sempre più luminosa, ma sa che la sua bellezza è dovuta a quel sole che sta per raggiungere l'umanità. E così Maria sapeva del sole dell'umanità che sarebbe arrivato attraverso la sua divina maternità, perché si è messa a disposizione del Signore, si è messa a disposizione dello Spirito Santo e quindi ha permesso che attraverso la sua persona passasse il sole che illumina, e lei intanto è stata e rimane l'aurora della salvezza. L'aurora per il sole che entrava nel mondo è l'aurora dell'umanità che si avvia nella gloria, perché la sua assunzione al cielo rientra in questa aurora che si avvia verso il compimento finale. Ora lei è stata chiamata ad essere qui in terra la madre del consigliere ammirabile. Ecco, questo titolo del Buon Consiglio dobbiamo leggerlo anche così. In tre direzioni. Maria è il Figlio, Maria è lo Spirito Santo, Maria è noi. È madre del Buon Consiglio perché è madre del consigliere ammirabile che è Gesù. È madre del Buon Consiglio perché si è lasciata maturare più volte dallo Spirito Santo per entrare come collaboratrice attiva nel Consiglio Eterno della Salvezza, nel disegno divino di salvare l'umanità. Sì, lo Spirito Santo ha agito in Maria perché potesse entrare in maniera determinante e determinata nel disegno di salvezza che Dio ha preparato. Ma è madre del Buon Consiglio per noi, perché al momento opportuno ella ci soccorre, come ha fatto nelle nozze di Cana, abbiamo sentito. Ecco, di questi tre legami di Maria, madre del Buon Consiglio, ecco, guardiamo con interesse speciale la sua relazione spirituale con lo Spirito di Dio. Abbiamo ascoltato il brano della Pentecoste, ci stiamo per avviare verso la Pentecoste e vogliamo anche noi imparare da Maria a essere docili strumenti nelle mani dello Spirito Santo e pregare in questo tempo lo Spirito Santo perché ci illumini, perché ci ridoni quella piccolezza per la quale Dio ci ha chiamati, perché ci liberi dai falsi ideali o anche dalle false idee che ci facciamo di noi stessi. Non fatevi un'idea troppo grande di voi stessi, dice l'Apostolo, ma
ridimensionatevi davanti a Dio, ridimensionatevi davanti ai fratelli, piegatevi alle cose umili, piegatevi ai servizi semplici, perché è lì la grandezza dell'uomo. Un'idea grande di se stesso diventa facilmente idolatria di se stessi. E non possiamo noi, figli di questa mamma meravigliosa, peccare ancora di idolatria. Non possiamo. Non possiamo idolatrare noi stessi se sentiamo vicino a noi la madre del buon consiglio, che invece si è lasciata continuamente guidare dallo Spirito Santo di Dio per entrare, questo sì, in maniera cosciente, responsabile, nel disegno che Dio stava per compiere e che chiedeva la sua diretta partecipazione, come Dio chiede a noi la personale e diretta partecipazione. C'è qualcosa che spetta a ciascuno di noi e non può fare un altro al nostro posto. E quindi la madre del buon consiglio, in stretto collegamento con lo Spirito Santo, come è tutta la Chiesa unita allo Spirito Santo, deve aiutarci a capire cosa ognuno di noi deve fare e che appartiene a lui e non può fare un altro. Nella via della santificazione c'è comunione, ma non c'è delega. Ci possiamo aiutare gli uni con gli altri a santificarci, ma non posso delegare un altro a fare opere sante e poi alla fine il Signore, come su un registro di azienda, le passa sul mio conto. Non è possibile. Se il mio registro sarà vuoto, alla fine della vita è vuoto. E non potranno passare sul mio registro una parte delle opere buone che ha fatto mia moglie, o che ha fatto mio marito, o che ha fatto un mio figlio santo, o una mia figlia santa suora, o un mio figlio santo sacerdote. Non potrà passare. Ognuno di noi ha la sua parte da compiere, come Maria ha avuto la sua parte speciale. E lo Spirito Santo ci aiuti a capirla e a compierla, perché la santità non si può delegare. I santi sono fratelli e sorelle, ma in questa comunione ognuno ha il suo compito, ognuno ha il suo impegno. Ognuno ha la sua fatica, perché è anche una fatica, certo, la via della santità. E dall'altra parte, seguendo il Vangelo delle nozze di Cana, Maria è madre del buon consiglio per noi, perché nel momento opportuno è accanto a noi. Ma nel Vangelo Maria si propone veramente come modello di chi mette in pratica la parola, e non dice parole sue. Nel Vangelo le parole di Maria sono tutte parole che indirizzano verso il suo figlio. Maria non fa la maestra, Maria è la mamma. E con la sua presenza, la sua azione, il suo comportamento testimonia a noi come dobbiamo vivere e come dobbiamo comportarci. Non è la maestra che si mette a distribuire consigli e parole, no, è la mamma che indirizza i figli verso il figlio che è il maestro. È la mamma che indirizza i figli in necessità verso il figlio che è il salvatore. Non è né la maestra né la salvatrice, è colei che indirizza gli ignoranti verso il Maestro e i peccatori verso il Salvatore. Però lo fa perché si prende cura di noi. Dice al figlio: non hanno più vino, e quindi conosce il nostro bisogno, e dice ai servi: fate quello che egli vi dirà. Ecco la mediazione di Maria. Questa è la mediazione. Guardare il nostro bisogno e indirizzare noi verso colui che può rispondere al nostro bisogno. Ma nel fare questo parla al figlio. Prende il nostro bisogno e lo porta al figlio. Prende la nostra volontà e la porta al figlio. E a quel punto lei si ferma. C'è l'obbedienza dei servi
e c'è la volontà di salvezza del Figlio. E questa è la nostra vita. L'obbedienza di quei servi è la sicurezza e la certezza della volontà di salvezza che Cristo ha per ognuno di noi, e perché no, guardando anche con tenerezza la madre sua, la madre del buon consiglio. Amen. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose possibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e creato della stessa sostanza del Padre. E il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, e salito al cielo e siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà la gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno verrà a fine. Credo in Gesù Cristo Cristo Santo, che il Signore è della vita, che procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio della grande unità, che ha parlato. Credo alla Chiesa, una santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo, il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle carissimi, resi figli nel Figlio dall'acqua e dallo Spirito, in comunione con Maria, Madre del Risorto, preghiamo Dio nostro Padre. Preghiamo insieme e diciamo: esaudisci, o Signore, la preghiera dei tuoi figli. Esaudisci, o Signore, la preghiera dei tuoi figli. Per la Chiesa, perché sull'esempio di Maria, fedele alla sua vocazione di Vergine Madre, nell'integrità della fede e nella fecondità dello Spirito, generi sempre nuovi figli alla vita nuova, preghiamo. Esaudisci, o Signore, la preghiera dei tuoi figli. Per tutti i popoli, perché accogliendo la mediazione della Chiesa, Maestra e Madre, possano giungere alla conoscenza di Cristo Gesù, unico Salvatore, ed entrare in possesso dell'eredità promessa, preghiamo. Per quanti sono nella prova, perché purificati nel crogiolo del dolore, rimangano con Maria saldi nella speranza, e unendosi al sacrificio di Cristo, riconoscano nella croce la rivelazione della gloria. Preghiamo. Esaudisci, o Signore, la nostra preghiera dei tuoi figli. Per noi tutti, perché coscienti della nostra dignità di figli della luce, viviamo come Maria in rendimento di grazie, offrendoti con la preghiera e con la vita un culto in spirito e verità. Preghiamo. Esaudisci, o Signore, le preghiere dei tuoi figli. O Padre, riconosci nelle nostre invocazioni la voce del tuo amatissimo Figlio, che sale a te dal cuore della Chiesa, nella potenza e nella gioia dello Spirito Santo. Per Cristo nostro Signore. Thank you.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, e il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Lo spirito del consiglio che avvolse la Beata Vergine Maria della sua presenza ineffabile scenda su questi doni che portiamo all'altare e li trasformi in offerta pura a te gradita. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai colmato dei tuoi doni Maria di Nazareth perché divenisse degna madre e generosa socia del Redentore. Guidata dallo Spirito Santo, ricercò in tutto e sempre il tuo volere e, magnificando la tua misericordia, aderì intimamente al tuo eterno consiglio di ricapitolare in Cristo tutte le cose. Per mezzo di Lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del Tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie e con la preghiera di benedizione lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti
in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore mio. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Marciano, Sant'Antonio, San Francesco, San Pio, San Massimiliano e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Pasquale, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza e ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è regno, tua la potenza, della gloria di sempre. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati,
ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi un segno di pace. Con il tuo corpo e il tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per noi giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio e difesa dell'anima e del corpo. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. La comunione verrà distribuita in fondo alla chiesa, verrà un diacono e qui sotto la balaustra ci sarà l'arcivescovo e un altro diacono. In fila per due, uscendo lateralmente a destra o a sinistra. Chi ha fatto la comunione questa mattina la può ripetere anche questa sera. Corpo e sangue di Cristo. Corpo e sangue di Cristo. Thank you.
Preghiamo. La partecipazione a questi santi misteri ci rinnovi nel tuo spirito, Padre, perché alla scuola del tuo Figlio, che per mezzo di Maria ci hai donato, come consigliere mirabile, impariamo a discernere ciò che è conforme alla tua volontà e siamo salvi nel tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Amen. Sarò breve, non vi rubo tanto tempo, no? Siamo un po' tutti un po' stanchi, eh? Ma ci tengo a ringraziare tutti coloro che si sono dati da fare, che hanno collaborato con noi per realizzare questo clima di festa e di accoglienza. Innanzitutto ringrazio Sua Eccellenza il Vescovo Pasquale. È sempre una grande gioia averla qui tra noi, Eccellenza, eh? E ogni volta che viene, penso che sia... Tutti sono d'accordo, ogni volta che viene ci lascia sempre un arricchimento spirituale che ci aiuta la nostra fede. Poi ringrazio Don Pietro. Ringrazio Don Pietro non solo come nostro parroco, ma soprattutto come un vero amico sincero che condivide, ha condiviso e condivide con noi francescani gioie e sofferenze. Grazie Don Pietro. Poi ringrazio, abbiamo la gioia di avere con noi Don Cornello, parroco di Carife, e Don Alberico, che conoscete tutti, parroco di Sturno. Questi due sono i miei compagni d'avventura in Africa dove grazie a tanti benefattori, come tutti già sapete, abbiamo costruito 12 pozzi, 2 ambulatori e 3 chiese sono state costruite. 3 ambulatori, Don Alberico, è più preciso, come parroco di Sturno, è preciso. Quindi ringraziamo il Signore, no? Per tutte queste grazie che concede a questi nostri fratelli molto bisognosi. Poi ringrazio le autorità civili, ringrazio Carmine, il nostro sindaco, poi vedo Antonella, la consigliere, e altri che adesso non nomino per ovvie ragioni di tempo. Li ringrazio perché, lo dico di vero cuore, no? Lo dico perché sono sempre disponibili alle nostre esigenze. Grazie, grazie. Ringrazio la corale di Frigento. Che dire, non dico niente. Lo meritano un applauso, vero? Ringrazio il Comitato Festa. Il Comitato Festa... Sì, un doppio applauso, un attimo, perché ci tengo a dire questo. Ringrazio il Comitato Festa perché durante i preparativi della festa si dà tanto da fare. E voi avete visto, no? Facciamo questo, facciamo lì, andiamo qua, andiamo a chiappa quella, a chiappa l'altro, no? Veramente si spendono per la realizzazione di questa meravigliosa festa della Madonna del Buon Consiglio. E come diceva Don Pietro, un doppio applauso.
è veramente, e ci tengo a dire adesso, no? Veramente lo fanno, no? Per amore della Madonna del Buon Consiglio, senza nessun fine di lucro. Ci tengo a dirlo questo, no? Cioè, anzi, vi dirò, forse non dovrei dirlo, ma lo dico, no? L'anno scorso ci hanno rimesso di tasca loro per sopperire alle spese, ed era pure una cifra consistente, vi dico. Grazie. Quando arrivai cinque anni fa, quando arrivai qui in qualità di rettore, mi fu presentata subito una vostra preoccupazione, tra virgolette, no? Mi vennero a dire: padre, noi siamo preoccupati, noi frigentini siamo preoccupati perché abbiamo paura che la festa della Madonna del Buon Consiglio non si faccia più. Io dissi, ma certo che la festa della Madonna del Buon Consiglio si fa, perché è una festa che la Madonna stessa vuole. E lo sapete perché vuole questa festa? Perché lei vuole essere ringraziata, vuole essere festeggiata per tutte le grazie che ha accordato alle popolazioni di queste contrade. Vuole essere ringraziata. Allora che mi resta da dire? Semplice. Tutti insieme e viva Maria! Grazie. Io veramente dico due parole. No, anche perché prima di prepararci per la celebrazione il vescovo mi chiedeva quanti anni erano passati. Ho detto 99. Allora lui ha detto: beh, allora ufficialmente entriamo nel centenario. Quindi a partire da questo momento siamo nel centenario del ritrovamento della Madonna. Giusto? Allora non un applauso. Sicuramente avremo la gioia di condividere questo momento, perché farò di tutto che la visita pastorale coincida in questi giorni. Quindi, anche l'indulgenza. Sì, non ti preoccupare, è tutto programmato. Il parroco pensa, la notte. Il parroco sta attento a queste cose, troppo attento forse, qualche volta. Quindi, e allora ringraziamo l'arcivescovo che questa sera in maniera ufficiale ha iniziato il centenario in maniera ufficiale, e noi ci prepareremo come è giusto che sia, perché dobbiamo far sì che questo momento resti nel cuore di questa nostra comunità e nella storia di chi verrà dopo di noi. Quindi il prossimo anno, Gerardo, no? Ci dobbiamo dare da fare ancora di più, e non è dubbio. Chinate il capo per la benedizione. Il Signore sia con voi. Dio Padre, che nella resurrezione del Figlio inondò di gioia la Santa Vergine e la Chiesa nascente, vi colmi di spirituale letizia. Amen. Gesù Cristo, nato dall'Immacolata Vergine Maria e risorto dal sepolcro, custodisca integra in voi la fede del fonte battesimale. Amen. Lo Spirito Santo, che Maria attese con ardente preghiera, insieme agli Apostoli, purifichi e rinnovi i vostri cuori. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, con voi rimanga sempre. Amen. La gioia del Cristo risorto sia la nostra forza. Andate in pace. Prendiamo.